il gioco di Futurama! Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Futurama, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bender che ha sconfitto un altro robot gigante guidato da uno dei figli di mamma. Oggi invece siamo stati sparati sul sole e ci troviamo dentro un mercato al suo interno. Vediamo. Olio per robot della nonna, prodotto con il 10% in più di amore rispetto all'altro marchio dominante. Il mercato. Lo dico sempre, Lella. Io, mai mandare un uomo a fare un lavoro da uomo. Beh, certo, giustamente. Allora, quadrato pugni con X i calci. Immagino che con Lela sia lo stesso problema di Bender, ovvero con X quadrato facciamo una mossa speciale. Ecco, esatto. Ehi, dacci un taglio. Beh, dai, aia, aiuto. Ma levatevi. Uff, stupidi cosi. Che cacchio? Allora, che cacchio stai mangiando? Ha masticato qualcosa. Rompiamo tutto. Allora, per rotolare in avanti R1. Oh, per spingersi in avanti. Ok, madonna. Un salto mortale all'indietro. Premi e tieni premuto il tasto R1 e tira verso di te la levetta. Scusami. Ah, vabbè, sì. È solo la rotolata all'indietro, non cambia niente. Ok, carino. Con Lela abbiamo giustamente una visione un po' finta, nel senso dovremmo vedere solo da un occhio. Il fatto è che la parte qua, come potete vedere, la vedo benissimo. Va bene, giustamente. Dai, fammi vedere tutto l'oro che avete da queste parti, forza. Bello il mio macchinario per ritornare in vita, vero? Non male. Non cadere. Waiting an hour after eating, giustamente. Anche loro soffrono i dolori di stomaco, se no. Meglio usare i pugni. Meglio usare i pugni invece che i calci, visto che i calci ti mandano in avanti. Non è propriamente pratico. Ecco fatto. Che poi da quant'è che non usiamo più Fry? Sono un bel po' di puntate che non lo stiamo più cagando. Vabbè, sti cacchi. Nel senso, io come ho già detto. Aiuto! Come ho già detto, me ne sbatto le balle dei collezionati. Aiuto! È pazzo quest'uomo! Come ho detto, me ne sbatto il cavolo dei collezionabili. Però, sai com'è? Finché ci sono e finché sono lì, li prendo. Madonna, ci sono anche i kamikaze in questo gioco. Ottimo da sapere. Bello il fatto che comunque ci mettono una vita a morire. Oh oh, questi mi sa che sono i tizi esplosivi, eh. Bene, mi fa piacere che i nemici stiano arrivando da tutte le parti. Aiuto, ho bisogno di cure. Scappa! E come cacchio lo evito questo io? Oh no, devo rifarmi tutto. Adesso voglio sapere come avrei dovuto evitare. Come devo evitarli questi? No, seriamente. Dio mio, Lela, stai zitta. Poverina la doppiatrice di Lela che ha dovuto pure fare sta cazzata. Adesso provo, appena arrivano i tizi lì esplosivi, a fare un attacco quadrato X. Beh dai, almeno non mi sono preso il danno. È comunque qualcosa. Sei finita, io sono un osso duro. Certo, hai capito perché lui è fatto di ossa. Peccato che i miei genitori non mi abbiano potuto vedere. Non sono morti, Lela, però sono vivi. Giù nelle fogne. Allora, scusami, eh. Boh, non lo so. Giuro che non riesco a capire.
Via, devo curarmi. Alla salute. Oh, che fortuna. Ma quanta gente sta arrivando? Dio mio. Non lo riesco ad evitare sto colpo, seriamente. Come devo fare? È un problema perché non ci sono neanche più cure. Oh no, forse qua dentro. Dai, mi è andata un po' bene. Mi è andata un po' bene. No, serio, come dovrei... Ah, bene. Altri nemici in arrivo. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Sì, però seriamente, io come... Come devo evitarlo, il colpo di quelli lì esplosivi? Forse devo colpirli prima che loro esplodano? Non lo so. Mi sembra un'idea, ma... Non mi sembra un'idea pratica, diciamo. Dai. Se faccio una combinazione di pugni e calci, riesco a tirarli giù abbastanza in fretta, questi. È mio, tutto mio. Tutto quello che vuoi, Lele, è tutto tuo. Il mondo è tuo. Tra mille stelle puoi calciare. Scusatemi, non farò mai più una roba del genere, ve lo prometto. Starò zitto da oggi in poi. No, dai. Allora, Lela, questo livello sembra... Non troppo difficile. Il problema sono quelli lì esplosivi. Sono quelli esplosivi che davvero non ho idea di come farti... mordicchio. Fantastico. Fantastico. Ho trovato uno di questi cosi. Allora, tizio lì. Crepaci. Ecco fatto. Va bene, proviamo. Ah, certo, devo rotolare. Stavo dicendo, come devo passare? Aspetta. No, Lela, più di qua. Ok, eccoci qua. Aspettiamo la pallina. 1, 2, 3. Ecco fatto. Oh, altro tizio esplosivo. Questo, che gioia. Più di quanto uccido. Già, vero. Questa cosa farà malissimo. Dio mio. Sto sanguinando. No, corri. Vai a prendere la cura. Corri, corri, corri. Ecco fatto. Sì, Lela, guarda, mi dispiace per te. Ma si sono uccisi a vicenda? Dio mio. Dai, vieni qua. Questo ti ucciderà più di quanto. Presi tutti e due. Dai. Su, forza. Finito il livello? Allora, mi mancava un mordicchio e 4 lingotti d'oro. Beh, che dire. Signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.